Voi non li vedete, ma io li sto indossando in questo momento, un paio di jeans. Ma non dei jeans qualsiasi, dei jeans prodotti da una delle aziende più iconiche nella storia e nella cultura statunitense, l'azienda che si chiama Levi's, oppure Levi's, come lo dirò in questo video. Sigla. The Lakers, now the playoffs. The opening of baseball season. Unmistakable evidence. International Human Genome Project. Your commitment. Everybody knows it. Hey, lots of luck in your senior year. Martin Luther King. Ciao, sono Francesco Costa e benvenuti in questo video della serie American Companies, quei video in cui racconto ogni volta la storia di un'azienda americana di quelle grandi, leggendarie, i cui marchi conosciamo tutti, in questo caso l'azienda di abbigliamento Levi's, che in inglese però si chiama Levi's, che produce indumenti che un tempo erano indumenti da lavoro, i jeans, come quelli che indosso, come questi, indumenti da lavoro, e per questo abbiamo allestito fuori da qui, con i potenti mezzi di questo canale, un cantiere con dei martelli pneumatici che sentirete durante il video proprio per metterci nel mood di questa storia. Togliamoci subito il dente della pronuncia. La pronuncia corretta è Levi's, perché Levi's è la pronuncia americana e questa è un'azienda americana. Dal momento però che in Italia più o meno tutte le persone dicono Levi's, è un po' come la questione Nike, Nike. Dentro questo video io chiamerò questa azienda Levi's. Ricordatevi però che se andate negli Stati Uniti e in un negozio di abbigliamento chiedete dei jeans Levi's, nessuno vi capisce. Levi's è la pronuncia corretta. Questa azienda, come tutte le aziende che fanno parte di questa serie delle American Companies, non si limitata a produrre qualcosa, ma i suoi prodotti hanno segnato un pezzo importante anche della cultura di questo paese, per cui attraverso la storia di Levi's noi vediamo alcuni cambiamenti importanti che ha affrontato la società americana nel corso del Novecento. Come sempre però partiamo dal presente, partiamo dai dati. Che cos'è oggi questa azienda, soprattutto quanto è grande? Levi's ha circa 18.000 dipendenti, peraltro in una crescita significativa da qualche anno a questa parte. Ha un fatturato di oltre 6 miliardi di dollari, che è ancora un po' lontano dal suo picco massimo di fatturato raggiunto negli anni 90, forse il picco, diciamo, della vendita e della popolarità del jeans come tessuto e come indumento. L'azienda si sta riprendendo da un momento difficile, ne parleremo tra poco, e oggi ha prodotti in vendita in circa 50.000 negozi, alcuni che gestisce direttamente, altri che sono di concessionari. Circa un terzo delle sue vendite avvengono online. Sul piano delle dimensioni finanziarie, insomma, questa non è una delle aziende di abbigliamento più grandi del mondo. Le aziende di fast fashion, per esempio, sono molto più grandi di Levi's, ma Levi's non è un'azienda di fast fashion, e il modo in cui nasce e anche quello che accade dopo la sua nascita è davvero esemplare di un pezzo di storia di questo paese. La storia di questa azienda infatti è una storia antichissima che ci porta fino all'inizio dell'Ottocento, di fatto, quando le prime persone negli Stati Uniti si spostavano dalla parte più orientale, la parte est, verso ovest ed esploravano quello che era davvero il Far West, il selvaggio West. Si spostavano, soprattutto uomini, per andare a lavorare nelle miniere, per cercare l'oro, per cercare l'argento, per fare lavori manuali, e quindi una delle industrie sviluppate nell'ovest del paese era un'industria legata alla vendita e alla produzione, ovviamente, di indumenti da lavoro, indumenti resistenti che potessero aiutare le persone che lavoravano in miniera o che cercavano l'oro su un fiume, che passavano la giornata a fare dei lavori manuali. La storia di Levi's è chiaramente legata a un indumento ben specifico, che sono questi. Diciamo anche un'altra cosa: questi qui sono dei jeans, ma con jeans si intende il capo d'abbigliamento, il pantalone. Il tessuto, che invece è la vera storia, si chiama denim ed è un tessuto che ha una storia che non riguarda tanto gli Stati Uniti, ma le sue origini riguardano l'Italia. Si dice infatti che l'espressione inglese blue jeans arrivi da una storpiatura di blu di Genova, che era il colore di un tessuto che non era davvero il denim, ma assomigliava di più al fustagno, che veniva molto esportato da Genova in giro per il mondo e arrivava, tra gli altri posti, anche negli Stati Uniti, dove era molto utilizzato per produrre pantaloni, tute da lavoro, che dovevano essere molto resistenti. Uno dei principali importatori di questo tessuto dall'Italia e non solo, nell'ovest degli Stati Uniti, era un imprenditore ebreo tedesco, migrato quindi dalla Germania agli Stati Uniti,
che si chiamava Levi Strauss. È quello che vedete nella etichetta, anche nel logo dei jeans, vedete qui? Levi Strauss sapeva di questa forte domanda di indumenti da lavoro. Peraltro, quando il fustagno si esauriva o non riusciva a procurarselo, lui già all'epoca, parliamo appunto della prima metà dell'Ottocento, andava a comprare un tessuto non così diverso da questo, il denim, ed era in contatto con un sarto, l'altro protagonista di questa storia, anche lui immigrato dall'Europa di origini lettoni, anche lui ebreo, che si chiamava Jacob Davis, che con quel tessuto realizzava dei pantaloni, e si accorse che settimana dopo settimana i suoi clienti spesso tornavano nel suo negozio, contenti in generale dell'acquisto che avevano fatto, ma avevano bisogno di una toppa per rinforzare soprattutto alcuni punti più fragili di questi pantaloni. E allora Jacob Davis sentì il suo fornitore di tessuti, Levi Strauss, e gli chiese: perché non proviamo a fare dei pantaloni che abbiano dei rinforzi specifici nei punti più fragili, per esempio nelle tasche? Vedete qui che ci sono questi come dei bulloncini di rame attorno alle tasche, negli angoli delle tasche, si chiamano rivetti. Furono questi la grande intuizione di Jacob Davis e Levi Strauss: rinforzare i punti più fragili di questi indumenti da lavoro, e quindi le cuciture, quelle in cui poi serviva spesso intervenire con questi rivetti di rame. E una volta peraltro si trovavano anche nelle tasche posteriori. Poi, quando i jeans diventarono più un indumento da indossare nella vita quotidiana che nei contesti di lavoro, emerse che questi rivetti nelle tasche posteriori rovinavano i mobili, rovinavano le poltrone, i divani, e quindi furono eliminati. Tuttora non ci sono più, ma c'è un'altra caratteristica che questi jeans avevano fin da allora e che hanno ancora oggi, che questo disegno, questa cucitura che c'è sul retro delle tasche, è anche questa una caratteristica brevettata, peraltro, dei jeans Levi's. Insomma, Jacob Davis e Levi Strauss si mettono in società. Levi Strauss ci mette il tessuto, Jacob Davis ci mette il suo lavoro di sarto, e cominciano a realizzare questi pantaloni. All'epoca li chiamano overalls perché sono come delle salopette che coprono fino alle spalle, da indossare se fai un lavoro di quelli manuali, chi lavora appunto in miniera, chi lavora in fabbrica, chi ha un cantiere. La cosa quindi interessante è che l'inventore, gli inventori di questi pantaloni, lo stesso Levi Strauss per esempio, che veniva da una famiglia comunque di commercianti, una famiglia borghese tedesca, ecco, loro non li mettevano mai questi pantaloni. E la stessa azienda, fino a quasi la fine dell'Ottocento, quasi all'inizio del Novecento, non aveva il nome Levi's o Levi's, appunto. La chiamavano l'azienda dei due cavalli, perché ancora oggi, se vedete il logo di questi jeans, vedete i due cavalli che tirano da una parte e dall'altra un paio di jeans? Questo era il logo, il brand dell'azienda che produceva questi pantaloni. Pantaloni così resistenti che puoi farli tirare da due cavalli in due direzioni diverse e non si distruggeranno. Soltanto dalla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, l'azienda smise di chiamarsi l'azienda dei due cavalli e cominciò a chiamarsi Levi's, Levi's. Peraltro quel momento, la fine dell'Ottocento, l'inizio del Novecento, è anche il momento in cui Levi Strauss muore, e quindi l'azienda viene rilevata dai suoi eredi, dai suoi figli, che la possiederanno per lunghissimo tempo, fino a tempi piuttosto recenti, ma ci arriviamo tra un po'. Chi utilizzava insomma questi pantaloni? Chi lavorava, certo, ma poi a un certo punto l'azienda fece un grosso contratto con le carceri statunitensi, per cui cominciarono a fornire indumenti in questo tessuto, fatti in questo modo, anche alle persone detenute. Le persone peraltro che andavano da est verso ovest per lavorare nelle miniere a cercare l'oro o l'argento erano considerate piuttosto eroiche nella cultura dell'epoca, erano i pionieri, erano quelli che andavano a esplorare, a conquistare, e insomma capite che il jeans diventò rapidamente l'indumento non dei borghesi, non degli aristocratici, ma dei pionieri, di chi faceva lavori manuali, di chi addirittura era in carcere. Insomma, questo indumento si associò sempre di più a una vita non convenzionale, a un'identità un po' ribelle, un po' anticonformista, a volte anche oltre il confine della legalità. Era l'indumento dei fuorilegge. Siamo all'inizio del Novecento e questi jeans arrivano in tantissimi posti d'America, ma non sono molto ben visti da un pezzo del paese, perché ricordano ceti popolari nel migliore dei casi, persone forse anche un po' pericolose nel peggiore dei casi. E
questo fenomeno accelerò e prese davvero piede questa moda, di fatto soprattutto tra la prima e la seconda guerra mondiale, un po' perché durante la seconda guerra mondiale avere degli indumenti resistenti che non dovessero essere cambiati, riparati di frequente, pur di risparmiare, diventò un'esigenza di moltissime persone, anche di chi non lavorava in miniera. I jeans poi venivano mandati dall'esercito americano a tantissimi loro soldati e quindi si associarono anche a quel tipo di immagine. Dalla seconda guerra mondiale in poi i jeans vengono associati sempre di più a un uso quotidiano, non più come un uso professionale lavorativo, e siccome hanno quel tipo di identità, il pantalone dei detenuti, il pantalone dei pionieri, il pantalone di chi lavora in miniera, il pantalone di chi ha fatto la guerra, sono soprattutto i giovani a indossarli. Questa cosa non riguarda peraltro soltanto gli americani. Avete presente quella famosissima canzone di Renato Carosone, Tu vuoi fa l'americano? Il primo verso di quella canzone cosa dice? Adesso ve lo devo recitare in napoletano, ma magari lo sentiamo anche un attimo. Porte casuno con stemma rete. Porto cazzo. Scusate, non è che. Porto calzone con uno stemma reto. Porti dei pantaloni con lo stemma di dietro, e cosa sono questi pantaloni se non i jeans Levi's? Quella canzone lì, che prende in giro, che scimmiotta l'atteggiamento americano, parla proprio di chi indossa i blue jeans. Ma c'è, se non sbaglio, anche una scena di Alberto Sordi nel film Un americano a Roma, in cui lui vuole comprare dei jeans per sentirsi appunto un po' americano. Ci fu, peraltro, poi chiudiamo la parentesi italiana, un ministro della giustizia che si chiamava Gonella, che fece una pubblica dichiarazione, credo che fossero gli anni 60, contro i jeans, simbolo delle giovani generazioni senza valori. Se vedevi dei ragazzi indossare i jeans in giro in città, si dava per scontato che fosse quella che oggi chiameremmo una baby gang, che fossero dei teppisti. Ecco, i jeans erano l'indumento dei teppisti, ma capite che quella roba lì li rese ancora più cool, e sempre più persone che teppiste non erano, ma che volevano segnalare in anni come gli anni 60, gli anni 70, gli anni della contestazione, gli anni delle sottoculture giovanili, ecco, volevano segnalare la loro differenza dal mainstream. Infatti, i jeans hanno anche un'altra caratteristica culturale, che sono stati abbracciati nel corso del tempo da gruppi e sottoculture molto diverse tra loro. I jeans erano indossati dagli hippie, dai figli dei fiori, ma erano anche indossati da altre sottoculture, per esempio i cosiddetti greasers. Da noi non esistono, non sono esistiti, ma in America invece sì. Chi sono i greasers? Sappiate che grease vuol dire grasso e si intende il grasso, la gelatina che si metteva nei capelli. Avete presente Fonzie di Happy Days? Ecco, Fonzie era un perfetto greaser. E chi erano i greasers? Erano soprattutto immigrati italiani, italoamericani, latinoamericani, gli americani direi. Erano dei tamarri italiani, che come si vestivano? Col giubbotto di pelle, i capelli pieni di gel e i jeans. Un altro famosissimo greaser, naturalmente John Travolta nel film musical che si intitola come? Avete capito? Grease, adesso sapete da dove viene. Peraltro, a proposito dell'ostilità nei confronti dei jeans e della difesa dei jeans in quel momento lì, anni 50, anni 60, anni 70, c'è anche una canzone di Adriano Celentano che si intitola... Blue Jeans Rock del 1960, in cui Celentano difende l'uso dei jeans da parte dei giovani e racconta questa condizione di chi indossa i jeans e viene visto come un teppista. Ci volete proibire, volete punirci perché portiamo i jeans. Erano soltanto gli anni 60, pensate a quanto cambiano in fretta le cose. Chiaramente con la trasformazione dei jeans da indumento da lavoro a indumento di larghissimo consumo cambia il prodotto stesso. Arrivano i passanti per la cintura, arriva anche un altro importante dettaglio, la cerniera, la zip. All'inizio da quelle parti c'erano soltanto i bottoni e la zip, come potete immaginare, non viene accolta proprio con grande fiducia da parte delle persone, dei consumatori, soprattutto degli uomini. C'è questa famosa leggendaria battuta che si racconta fu fatta quando dentro gli uffici di Levi's si cominciò a ragionare sulla zip, metterla o non metterla. Sembra che un impiegato disse a un altro: a me sembra come, scusate, mettere il pisello nelle fauci di un alligatore. Ecco, avete capito quali sono i tipi di incidenti. Ci sono non so quanti film e scene di film legati alle cinture e alle zip. I ragazzi di Panino Films che montano questi video sono sicuro che ne troveranno qualcuna.
Nascono anche in quegli anni ovviamente diversi modelli di jeans. La moda vuole che vengano portati aderenti e anzi sempre più aderenti. Nel caso di Levi's il modello più famoso è il 501, che è anche l'unico modello che esiste sia per uomini che per donne. In tutti gli altri casi questa cosa era vera all'epoca ed è vera anche adesso. I jeans che cominciano col 500 sono serie per uomini, jeans per uomini, mentre invece le 300, 400, 700, 800 credo sono jeans per donne. Se il passaggio dei jeans da indumento da lavoro a indumento di largo consumo si deve anche molto alla cultura popolare, al cinema, il film forse che più di ogni altro sdogana il jeans è Gioventù bruciata, ma vedremo poi i jeans addosso a Marlon Brando in altri film leggendari di quell'epoca, è negli anni 80 e negli anni 90 che i jeans raggiungono quella condizione di onnipresenza. Facendo quindi sì la fortuna di Levi's, che in quegli anni vede i suoi risultati economici migliori, peraltro si era anche quotata in borsa qualche tempo prima e quindi l'azienda, che era ancora controllata in una parte significativa dagli eredi di Levi Strauss, cede parte delle azioni al mercato, il mercato le compra con un certo entusiasmo, Levi's passa i suoi anni di miglior successo proprio tra anni 80 e anni 90. A quel punto non c'è più nessuno stigma nei confronti dei jeans, non sono più un indumento da teppisti, è un indumento utilizzato, reinventato dalle case di moda, li indossano i genitori e non più i figli, li indossano i politici, e il successo dell'azienda in quel momento fa sì che venga una tentazione alla famiglia, agli eredi di Levi Strauss, che controllavano una minoranza delle quote dopo la cessione delle quote maggiori perché l'azienda si quotasse in borsa. Ecco, decidono proprio nel 1985 di ricomprare le quote dal mercato e quindi di ritirare l'azienda dalla borsa, di riprendere il controllo intero della compagnia, forse pensando che potesse proseguire quel momento di grande successo, ma in realtà quegli anni poi, da un momento di grande vitalità, da un momento di grandi affari per Levi's, diventano degli anni complicati perché arriva una enorme concorrenza. Levi's è ancora oggi, ed era già all'epoca, l'azienda diciamo sinonimo di blue jeans, ma i blue jeans come sapete li fanno praticamente tutti, e proprio per il successo di questo indumento tra anni 80 e 90, in un attimo, praticamente nel giro di pochi anni, Levi's passa dall'avere il suo fatturato più alto al dover fare i conti con una concorrenza molto pericolosa, anche perché è una concorrenza delle aziende che cominciano a sfidare Levi's sul prezzo. Non si parla ancora di fast fashion in quegli anni, ma sono aziende che riescono a vendere dei paio di jeans a dei prezzi molto più convenienti rispetto a quelli a cui vende i propri jeans Levi's, e tutto questo mette l'azienda un po' in difficoltà. Un'altra cosa che mette l'azienda in difficoltà è anche che cambia la moda. I jeans continuano a restare rilevanti, ma c'è un motivo se oggi associamo questo look molto agli anni 90. È un po' passato di moda e soprattutto sono passati di moda i jeans super aderenti. Cosa vuol dire? Che il jeans che si era imposto perché rispetto ai pantaloni dell'Ottocento era un indumento comodo, ecco, un secolo dopo non è più un indumento comodo se è strettissimo. Le persone di Levi's se ne accorsero quando nel giro di una serie di indagini, focus group, tentativi di capire perché i loro prodotti vendessero meno proprio tra la fine e l'inizio del vecchio secolo, del nuovo secolo, ecco, si sentivano dire dai clienti: io vado in giro, anche se non devo fare sport, con la tuta o con dei pantaloni da yoga, perché sono molto comodi e i jeans non lo sono. E loro capirono forse che la moda degli anni 80 era definitivamente finita e che se il jeans voleva tornare attuale doveva tornare a essere un indumento comodo. Again with the sweatpants. Well, I'm comfortable. You know the message you're sending out to the world with these sweatpants? You're telling the world I give up. Per questo, ormai da diversi anni a questa parte, la moda da una parte come settore industriale, l'azienda Levi's e le aziende stesse vogliono proporre dei modelli un po' più ampi, un po' più comodi, un po' più morbidi, che si possano portare quindi con più facilità durante la vita quotidiana, senza avere le gambe ipercompresse e il sangue che non circola. Proprio per questo motivo Levi's ha cominciato anche a fare delle acquisizioni importanti. La più importante della sua storia risale agli anni 80-90 e riguarda Dockers, ma lì si parlava sempre di pantaloni e sempre di jeans. L'acquisizione più recente, che riguarda proprio la necessità di diversificare e di non restare soltanto sul segmento dei jeans, ha a che fare con un'azienda che si chiama Beyond Yoga, che
produce ovviamente abbigliamento da yoga e che Levi's ha comprato qualche anno fa. Non c'è soltanto il cambiamento della moda in quel momento difficile di Levi's e dei jeans in generale, c'è una consapevolezza crescente rispetto al costo economico ma soprattutto ambientale del lavaggio dei jeans, perché il tessuto di cui parliamo non è un tessuto che originalmente è chiaro come tanti dei jeans chiari che sono in commercio o ha la scoloritura che hanno moltissimi jeans. Insomma, i prodotti che noi compriamo in negozio vengono trattati, vengono tinti con delle sostanze chimiche che possono anche far piuttosto male alle persone che operano su quegli indumenti, vengono scoloriti con delle tecniche che non sono molto sostenibili, che non solo quelle sostanze lì sono tossiche, ma richiedono anche moltissima acqua. Ogni paio di jeans richiedeva litri e litri di acqua in un certo momento, lontano da questo, per poter essere adeguatamente prodotto, e la sensibilità attorno al costo economico ambientale di quello che compriamo proprio in quegli anni lì, dal nuovo secolo, nuovo millennio in poi, comincia sempre più a prendere piede. Insomma, ci sono anche tanti consumatori che non sono più così convinti che acquistare i jeans sia effettivamente una scelta sostenibile. Le aziende che poi fanno concorrenza a Levi's in questi ultimi anni sono diventate ancora più aggressive proprio sul versante del prezzo. A spregio, diciamo, delle condizioni di sostenibilità anche rispetto dei lavoratori, ecco, i jeans vengono messi in commercio a prezzi sempre più stracciati, a volte anche a 10 euro o meno di 10 euro, e Levi's non può far concorrenza a queste aziende sul prezzo, ne soffre le conseguenze, in quegli anni finisce per chiudere molti stabilimenti negli Stati Uniti e in Europa. L'anno peggiore di questa crisi e il punto che vede invertirsi le sorti di Levi's è il 2009, quando Levi's fattura 4 miliardi di dollari, siamo più o meno alla metà del fatturato degli anni 90. Un altro dato molto preoccupante per i jeans Levi's in quel momento lì erano acquistati praticamente soltanto da uomini e soprattutto da uomini di 30-40 anni, non sembravano più un indumento attraente per i giovani. Le cose sono cambiate a partire dal 2011, quando l'azienda, ancora in mano agli eredi di Lewis Stross, ha assunto un nuovo manager di grandissima esperienza che si chiama Charles, per gli amici, Chip Berg. Per dirne una, l'inventore dello Swiffer, che voi direte, non è che possono darti il Nobel se hai inventato lo Swiffer, ma lo Swiffer è tipo il prodotto di largo consumo di maggior successo degli ultimi, non so, 10-15 anni, almeno in quel settore lì. Insomma, era considerato un genio, almeno in quel tipo di settore, prodotti di larghissimo consumo. E non solo Chip Berg è l'inventore dello Swiffer, è l'inventore anche di un'altra campagna pubblicitaria geniale, di un altro marchio, qualcuno la ricorderà, siamo più o meno agli anni 10, quei bagnoschiuma americani che si chiamano Old Spice, con quel tipo che faceva "Hello ladies", adesso ve ne faccio vedere uno. Facevano riderissimo. "Hello ladies, how are you? Do you like the smell of adventure? You tell me." Quegli spot lì che diventarono virali portarono a tipo raddoppiare gli affari, le vendite di quel bagnoschiuma nell'arco di un anno per degli spot. Dietro quegli spot c'era Chip Berg, che quindi viene assunto da Levi's, diventa l'amministratore delegato dell'azienda e comincia una fase di rilancio del prodotto, di rilancio del marchio. Jeans diventano più comodi, diventano meno stretti, ma soprattutto Levi's comincia a produrre anche abbigliamenti che non sono jeans e a puntarci parecchio. Oggi Levi's produce magliette e qualche anno fa vi ricorderete quel periodo in cui erano onnipresenti le magliette con l'enorme logo Levi's, fu un grande successo, anche questo merito di Chip Berg. Producono maglioni, producono gonne, producono giubbotti, producono camicie. Oggi Levi's è un'azienda di abbigliamento a tutto tondo, come si dice, che riesce a non essere però un'azienda di fast fashion. Ha negozi piuttosto piccoli, i prezzi sono dei prezzi accessibili, ma non sono dei prezzi da azienda di fast fashion. Ha trovato una sua nicchia e soprattutto è riuscita a rassicurare con i propri comportamenti e le proprie pratiche i consumatori rispetto al fatto che oggi i jeans sono prodotti in un modo molto più sostenibile di quanto capitasse in passato. Oggi si usano sempre meno sostanze tossiche o comunque delle sostanze dannose per l'ambiente per tingere questi jeans. Alcune delle manovre più pericolose non vengono più fatte da operai ma vengono fatte da robot. I jeans vengono tagliati con i laser. Ci sono una serie di importanti certificazioni che Levi's ha ottenuto e che mostrano come enti indipendenti, società indipendenti, riconoscano che il processo di produzione di questi indumenti oggi non è più insostenibile come era qualche tempo fa.
Detto che naturalmente i jeans, soprattutto peraltro i jeans Levi's, hanno un enorme commercio del seconda mano, del vintage, e quindi anche al di là delle grandi rassicurazioni che Levi's è stato in grado di fornire, c'è un grandissimo mercato di seconda mano che riguarda i jeans Levi's, e in generale può essere una buona idea, dato che sono davvero ancora oggi indumenti molto resistenti. Oltre a quindi cercare di affrontare meglio la concorrenza dei brand del cosiddetto mercato dell'athleisure, cioè tutti quei prodotti fatti per andare in palestra, le tute, le felpe, ma che vengono utilizzate nella vita quotidiana, Levi's cominciò a stringere anche degli accordi, delle collaborazioni con degli importanti brand di moda, per dirne uno, Off-White, per provare a rendere di nuovo cool un capo d'abbigliamento e un marchio che sembravano aver perso un po' il tocco, ed effettivamente le cose invertono la loro tendenza. I conti cominciano ad andare un po' meglio, le vendite pure. Nell'arco di qualche anno l'azienda è tornata ad avere una relativa salute, non è tornata ai fasti degli anni 90, ma poco ci manca, si è anche quotata di nuovo in borsa. La quotazione in borsa è arrivata qualche anno fa, nel 2019, ma già nel 2007 l'azienda era tornata a produrre profitti, era tornata ad avere una stabilità economica e anche una prospettiva di crescita negli anni a venire. Per cui oggi l'azienda Levi's è un'azienda che ha sì 200 anni di storia, e sì, ancora oggi un'azienda che vede una parte significativa delle quote in mano alla famiglia, agli eredi di Lewis Strauss, ma ha un management, è quotata in borsa e soprattutto è un'azienda di successo, è un'azienda che vede le sue cose andare meglio nel corso del tempo, con un prodotto che in modi molto diversi, cambiando anima, cambiando identità, ha comunque accompagnato un pezzo grosso della vita delle persone americane, e non solo, diciamo almeno dal Novecento a oggi, da quando è diventato un prodotto di largo consumo. L'azienda oggi punta a tal punto sulla sostenibilità come pezzo fondamentale della sua identità che la sede di Levi's, che si trova a San Francisco, è isolata dal cotone dei jeans, nel senso proprio la struttura. Hanno utilizzato l'equivalente del tessuto necessario a fare 25.000 paia di jeans, perché quel tessuto può essere anche utilizzato quando non può più essere indossato come isolante per mantenere la temperatura all'interno di un edificio, come appunto gli headquarters di Levi's a San Francisco, che è così radicata a San Francisco che tra le altre cose ha anche comprato i diritti per dare il proprio nome allo stadio di San Francisco. Lo stadio in cui giocano i 49ers, la squadra di football locale, si chiama Levi's Stadium, anzi diciamolo all'americana qui, Levi's Stadium. La curiosità è che nella sede di Levi's c'è un paio di jeans che sotto chiave, in cassaforte, li chiamano jeans Levi's XX, XX, questo è il nome, e sono considerati uno dei più antichi, se non il più antico, paio di jeans Levi's ancora in buone condizioni. È un paio di jeans che risale al 1879, se volete visitare l'headquarter di Levi's a San Francisco potete andare a vedere questi jeans, gli XX. Si dice che valgano $150,000. La morale di questa storia invece qual è? Questa serie si chiama American Companies. In questi video vi racconto le storie di aziende americane leggendarie, e Levi's, Levi's, è certamente un'azienda americana leggendaria che però è stata fondata da un tedesco e da un uomo mezzo americano e mezzo lettone. In questa storia ci sono molte altre storie di aziende di successo che noi oggi consideriamo americane, la cosa più americana che ci sia, ma che molto spesso sono nate sì negli Stati Uniti, ma dal talento, dalle idee, dal lavoro di persone che americane non erano, e questo non toglie, diciamo, meriti al contesto americano per aver prodotto storie e aziende come queste, ma anzi ne rappresenta la grande forza attrattiva. Come sapete, ne abbiamo parlato, il sogno americano non è un biglietto della lotteria che ti garantisce di vincere un premio, ma qualcuno un premio lo vince, e ancora oggi questa famiglia, la famiglia degli eredi di Lewis Strauss, lavora a un'idea, a un'intuizione, e vive di fatto nell'impatto di un'idea che risale a ben due secoli fa e che ha segnato la storia americana e non solo. Levi's, the story of the acceptable uniform of non-conformity. Quanti di voi oggi, in questo momento, stanno indossando dei jeans, e quanti di voi stanno indossando dei jeans Levi's? Forse la risposta a questa domanda ci dice tutto quello che c'è da sapere. Io con questo vi saluto, spero che questa storia sia stata per voi interessante, e sono certo che i jeans, vista la loro onnipresenza culturale globale, saranno fonti di un sacco di storie, aneddoti, commenti e anche chissà cose sulla storia di Levi's che non ho detto in questo video, che voi vorrete aggiungere nei commenti. Fatelo pure, ma mi raccomando, ricordate anche, già che ci siete, che siete lì, che armeggiate con YouTube, iscrivetevi al canale, così il prossimo video lo trovate senza che io debba venirvi a prendere in giro per il web. Grazie, ciao!
Non avevo mai visto mutandine firmate, Levis. Levis, ma perché continui a chiamarmi Levis? Levis è il tuo nome, no? Levi Strauss. Oh. Ce l'hai scritto dappertutto, anche sulle mutandine.